Amici knitter, amiche knitter, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Valentina, questo è il mio canale TB6 Knits. Benvenuti se non ci conosciamo ancora, bentornati se ci conosciamo già. Oggi ragazzi, video attesissimo tra i più amati e i più odiati, il video degli sneak peek degli appuntamenti fino a dicembre. Titolo lunghissimo, subito dopo la sigla. Valentina, Valentina che cuce la lana, cuce la lana, cuce la lana. Cari amici, care amiche, eccoci qua per un video sneak peek. Allora, per chi non mi conoscesse, sa che sono famosa per i video sneak peek davvero antipaticissimi, nel senso che fino ad oggi non facevo mai vedere praticamente niente e quello che facevo vedere era sempre incellofanato. Oggi primo video sneak peek senza plastica, perché quello che possiamo vedere lo vedremo, quello che non potremo vedere non lo vedremo, è tutto molto criptico, aspettiamo e vedremo di entrare nel clou della situation. Ma prima, come sempre, io vi invito a mettere un bel commento e un cuoricino a questo video, di condividerlo coram populo affinché il verbo della maglia si sparga nel mondo e la community della maglia italiana diventi sempre più bella e più grande. Se poi vi va di seguirmi anche sugli altri social come Facebook, dove trovate la Big Family, il gruppone, mitico gruppone, e la pagina TB6 Knits. Se vi va di seguirmi anche su Instagram, che vorrei che crescesse di più. Se poi volete andare su Ravelry, dove trovate tutti i miei pattern e i miei link, e se vi va anche di offrirmi un caffè con il coffee, trovate tutti i link qua sotto. Sappiate che qualsiasi cosa voi facciate è una cosa che mi aiuta davvero tantissimo e io vi ringrazio di cuore. Ragazzi, ragazze, eccoci qua belli comodi per questo video sneak peek. Allora, che cos'è lo sneak peek? È praticamente un video riassuntivo degli appuntamenti che ci saranno da settembre a dicembre, con delle fugaci visioni di quello che poi noi andremo a fare. E quindi andiamo immediatamente ad incominciare, ragazzi. Una piccola precisazione prima di iniziare: non mi dilungherò tantissimo nella spiegazione dei maglioni, dei filati, eccetera, eccetera, ma vi semplicemente dirò la data, il posto dove si farà il workshop e vi farò vedere il maglione o qualcosa, tanto sono tutti maglioni, di cosa stiamo parlando? Il maglione, ok? E, per tutti i dettagli, naturalmente seguite il mio blog TB6 Knits, dove nella pagina appuntamenti ci sono scritti appunto tutti gli appuntamenti, trovate il link sempre qua in descrizione. Ogni tanto guarderò il telefonino perché ho tutti gli appuntamenti segnati qua, naturalmente vogliate scusarmi. Allora, incominciamo con il 25 settembre, che è un sabato, quasi tutti sono sabati o domeniche, dove sarò a Milano da Lana di Miele e sferruzzeremo insieme codesta meraviglia, il maglione a trecce. È un maglione fantastico, ve lo faccio vedere così, senza nessun problema di farvi vedere troppo, perché tanto ci sono le foto ovunque. Per lavorarlo ho usato la lana lambswool della D. Gilpin, veramente fantastica. Andiamo avanti. Passiamo al prossimo appuntamento, il 2 ottobre, sempre sabato, a Faenza da Il Gomitolo Dietro l'Angolo, dove noi lavoreremo... Ta-da! Matias! Matias è un maglione, ovviamente, il filato con cui l'ho lavorato è la Felted Tweed della Rowan, ha molti colori come potete ben vedere. E durante il workshop faremo anche un mini workshop sul colore, cioè un sotto workshop praticamente. Non parleremo solamente di Matias, ma parleremo anche dei colori, quindi non mancate perché sarà davvero bello. Proseguiamo con l'appuntamento evento
da qui a dicembre, ovvero l'evento, il retreat organizzato da Mayak presso Roppolo, che è un paese in provincia di Biella, nel quale appunto noi faremo il retreat mirtillo. E lo faremo il 16 e il 17 sempre di ottobre. Sono due giorni nei quali ne combineremo di tutti i colori, ma soprattutto andremo a lavorare il fantastico maglione mirtillo, alias maglione invernale numero 2. È un maglione meraviglioso, è stato lavorato con il cashmere di Mayak, che non vi posso dire la meraviglia, ha questo colore che è una cosa pazzesca. Io attendo l'evento di questo retreat come praticamente la manna, non vedo l'ora, guardate che meraviglia, io non vedo l'ora di presentarlo per poi indossarlo tutto l'autunno. Davvero fantastico, e ancora più bello perché essendo un retreat dura 2 giorni, anzi quasi 3, perché io sarò lì presente dal venerdì, perché venendo da Trieste devo per forza arrivare un giorno prima, e quindi saranno 2 notti fuori casa insieme ad amiche, chiacchierare di maglia, a lavorare questo maglione, a farci le confidenze. Io non vedo l'ora, ragazzi. Proseguiamo con il weekend. Il weekend de fuego, come ogni anno voi sapete che c'è il weekend ad ottobre, dove io sono il sabato a Bologna e la domenica a Parma, è così da molti anni ed è un altro evento che io aspetto davvero con tanta tanta gioia. La giornata di sabato 23 ottobre quindi sarò a Bologna dal Caffè dei Gomitoli e vi presenterò, lo pesco, il maglioncino smanicato! Il maglioncino smanicato, che è una delizia sulla terra, questo è il collo, ragazzi, è meraviglioso ed è stato lavorato con il filato lace, sempre di Mayak, questa volta è proprio lo yak lace messo doppio. Parleremo anche dei vantaggi di lavorare un filato molto sottile in doppio. È un capo davvero meraviglioso, mi piace tantissimo, anche questo non vedo l'ora di indossarlo perché proprio mi fa impazzire. Domenica 24 ottobre, quindi, mi trovate a Parma da Miss Lana Parma, perché già il giorno prima mi sono spostata, e lì ragazzi lavoreremo un altro maglione meraviglioso con il filato Tibetan Cloud di Mayak. Potremmo dire che ottobre sarà il mese Mayak, perché lavorerò per 3 workshop o eventi, lavorerò sempre prodotti Mayak, per cui sarà fantastico, perché io adoro i loro prodotti e quindi io non posso essere più felice, ma so che siete felici anche voi. Lavorerò quindi, vi dicevo, un maglione a colori, solamente 2, con la Tibetan Cloud, è un maglione meraviglioso, ve lo faccio vedere velocissimo, questa volta incomincio a essere odiosa, ve lo faccio vedere velocissimo, però se mettete il fermo immagine avrete capito che è un maglione meraviglioso, lavorato a 2 colori, io non vedo l'ora. Arriviamo al 20 di novembre, siamo già a novembre ragazzi, ed è novembre, si sa che io come ogni novembre vado a Firenze dal filo matto il giorno 20, non so se l'avevo già detto, lo ripeto. Allora lì lavoreremo invece un filato Borgo dei Pazzi che si chiama Chloe e lavoreremo un cardiganino bellissimo, che in realtà voi avete già un pochettino guardato, così com'è. Ve lo faccio vedere meno che posso, velocissimo. Avete visto praticamente solo i bottoni, che li avevate già visti in una diretta perché mi avete aiutato a sceglierli, quindi questo è quello che vi posso far vedere. Allora, Chloe, un filato Borgo dei Pazzi, una specie di tweed, un filato discreto direi, non male, scusatemi il rumore, ha battuto sul legno, i bottoni hanno battuto sul legno, non vedo l'ora di tornare a Firenze. Diciamo che vi conviene venire a vedere
Arcata, questo è il nome, non l'avevo ancora detto, il nome del cardigan, ve lo dico adesso. Quindi Arcata, il nome del cardigan, perché a dicembre con questo cardigan ci saranno delle grosse novità, ci sarà un evento grossissimo, per cui vi conviene venire, insomma. E poi è un cardigan veramente particolare, perché è un po' diverso dal mio solito, perché sono uscita un pochettino dalla mia comfort zone. Il weekend dopo, che sarà il 27, sabato 27 novembre, sarò a Falcetto Filati a Verona, quindi un pochettino più vicino a casa, non mi muoverò tantissimo, e per questo avvenimento ho presentato un capo davvero particolare. Ve lo faccio vedere così. Allora, guardate il colore, è una cosa meravigliosa. È l'Alpaca Classic della Rowan, un filato molto interessante che devo dire mi ha colpito in positivo tantissimo. Non mi aspettavo, ma è veramente bello. Poi insomma, i colori della Rowan sono veramente eccezionali. È uno smanicato, è un maglioncino smanicato, ma è un gioiellino, si chiama Lampone. Venite a vederlo dal vivo, perché così non rende, non ve lo posso far vedere più di tanto, perché se no si vede troppo, devo anzi tenere nascoste un paio di dettagli perché ancora non si è svelato nulla. Però ragazzi, venite, merita davvero, è stupendo, è uno smanicato che potrete indossare ed è estremamente versatile da autunno fino alla primavera, ma è veramente bellissimo. E arriviamo all'ultimo workshop dell'anno a karate Brianza, da un filo di mio carissimo workshop di Natale, nel quale lavoreremo il maglione natalizio. Io vi dico solo che finalmente, dopo anni, sono riuscita a lavorare il maglione natalizio come volevo io. Per me questo è il maglione natalizio perfetto, perché è un maglione che sicuramente profuma di festa, di zabaione, di celebrazione, di Natale, di festività, ma che è allo stesso tempo estremamente raffinato, elegante e sportivo pure, è perfetto con tantissimi abbinamenti e soprattutto è scritto, cioè c'ha impresso TB6 in ogni fibra, in ogni punto che ho lavorato. Non vi posso dire nulla riguardo al filato perché è un segreto. Non vi posso dire nulla riguardo al modello perché è un segreto pure quello. Vi posso solamente far vedere un angolo del maglione, ecco così, basta. Sappiate che è verde, basta. L'unica cosa che vi posso dire, non ditemi che sono cattiva, perché finora vi ho fatto vedere tantissimo, ma questo lo voglio riservare così, però vi assicuro che meriterà. Allora ragazze e ragazzi, ho finito questa grandissima carrellata, questi sneak peek pazzeschi, spero che vi sia piaciuto questo video. Allora, un doveroso disclaimer per quanto riguarda questi workshop: la nostra intenzione, mia e delle persone che gentilmente mi ospitano, è quella di fare gli workshop dal vivo, cioè io che vado nei posti, perché è una cosa che mi manca davvero tantissimo. Naturalmente non possiamo prevedere, nessuno di noi può prevedere che cosa succederà i prossimi mesi. Noi siamo molto ottimisti e molto fiduciosi nel futuro e questo è quello che noi ci auguriamo. Naturalmente se interverrà qualche cambiamento sarete debitamente informati su Instagram, su Facebook, via via che questi workshop si avvicinano. Io non voglio neanche pensare all'evenienza in cui faremo questi workshop non dal vivo ma da casa con Zoom, però sappiamo bene che questa è una possibilità, come lo è stata l'altro anno. So che per certo che molti di questi negozi sono disponibili a creare una specie di finestra virtuale, per cui fare in modo che anche le persone che non sono presenti
possano partecipare al workshop da lontano tramite Zoom. Io mi dedicherò un po' di tempo anche alle persone che sono lontano, tipo un 10 minuti, tipo ogni ora, per seguire anche i lavori su, appunto, su questa piattaforma virtuale. E, al momento in cui sto registrando il video non so esattamente quali sono i negozi che danno questa possibilità e quali no. La cosa che vi consiglio di fare, che se siete interessati a questa possibilità, di contattare il negozio e di informarvi direttamente. Quindi ora basta, la smetto di parlare, corro a sferruzzare, invito anche voi a fare altrettanto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!